Finalmente vi metto la ricetta dei peperoni ripieni di mamma, ovvero di nonna ma, me l'avete richiesto tantissime volte. Considerate che la ricetta non è stata fatta per la realizzazione del video, ma mia madre stava realmente cucinando, quindi non vi aspettate una cucina sistemata a opera d'arte, ma è una vera cucina appunto di una mamma che sta in attesa della prole e sta cucinando. Quindi vi lascio alla videoricetta, un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi il like se vi è piaciuto. Ciao! Peperoni ripieni. Laviamoli tutti quanti. Se sono piccolini li lasciamo chiusi, così. Tutti chiusi. Nel Se sono grandi li apriamo. frattempo ho rosolato tutte le salsicce spellate e rosolate. Rosolate con l'olio. Ok, adesso stanno nel frullatore, le sminuzza, appena appena una passatina perché sennò vengono troppo schiaccettate. Qui, aiutandoci con una salad chef, una roba del genere, ma potete farlo tranquillamente a mano, abbiamo già sminuzzato un bel po' di peperoni da aggiungere nell'impasto della salsiccia. Ok, noi li abbiamo fatti a pezzettini piccolini, ma ognuno li può fare come vuole. Qui abbiamo grattugiato con la grattugia julienne una mozzarella. Regolatevi dalla quantità di peperoni. Per 10 peperoni, ovvero una teglia, una mozzarella basta avanza, altrimenti vi vengono gommosi. Se avete più peperoni, aggiungete un'altra mozzarella. Ricetta di mamma. Sto facendo sì la Ma ce lo ricetta. scriviamo che è di E mamma la certo, sto facendo ricetta. lei. Adesso aggiungiamo la pasta d'acciughe. Questo è l'impasto tritato. Andiamo con un bel po' di parmigiano. Appena una puntina e poi aggiungiamo tutta la dadolata di peperoni. Abbiamo aggiunto prezzemolo tritato, ce ne mettiamo ancora un altro po' e aggiungiamo ancora dadolata. Abbiamo aggiunto anche la mozzarella. Ok, mia mamma per questioni di comodità ha messo tutto in una grande insalatiera, così giriamo bene tutto quanto l'impasto. Appena appena un po' di impasto. E poi una volta che si è amalgamato bene lo mettiamo nei peperoni. Andiamo a riempire. Una volta riempiti i peperoni, un po' d'olio. E adesso in forno finché non è cotto il peperone. Il forno al massimo per almeno mezz'ora, tre quarti d'ora. Ogni tanto aprite e controllate. Ok, dopo 45 minuti circa il nostro piatto è pronto e potete gustare dei peperoni favolosi.